Bentornati in diretta a Citofonera di Nolfi. Dopo le vostre opinioni, dopo l'opinione di Ermete Realacci, adesso sul secondo giorno dell'era renziana, chiediamo l'opinione di Giancarlo Loquenzi. Buongiorno. Eccoci, buongiorno a tutti. Conduttore Radio Rai 1 di Zapping 2.0, fortunatissima e partecipatissima trasmissione di Radio Rai 1. Allora, tu che dici? Questa era renziana è destinata a durare a lungo, oppure, come dice Fabrizio Barca, in una trasmissione a te concorrente, tra 30 giorni si svuota tutto perché non c'è un'idea? No, io penso che non sia destinata sicuramente a durare, come dice lui, fino al 2018. Questa è una sorta di abracadabra che Renzi usa per convincere i parlamentari a suicidarsi con le riforme istituzionali e con le riforme elettorali. Bravo. Dicesse che subito dopo le riforme si vota, ovviamente quelli, soprattutto i senatori che devono chiudere bottega al Senato, sarebbero un po' più riottosi. Quindi, d'accordo con Napolitano, deve dire, arrivo io, siamo qui fino al 2018, fate tutte le riforme che volete, ma il tempo poi per godervi ancora un po' di Parlamento vi rimane. Io penso che in realtà se Renzi è arrivato lì si dà un tempo di un paio d'anni, se tutto va bene, ma non più di questo. Poi se ci riesce, questo è veramente immense day, ecco. Senti, ma anche Napolitano entra a rischio dopo questa scrollatina renziana, diciamo così? Napolitano io penso che abbia sempre avuto in testa, lo disse tra l'altro anche il suo portavoce Cascella qualche tempo fa in un'intervista, che appena le riforme sono approvate lui si dimette, lascia lo scettro. Mi sembra che questo sia anche uno dei motivi per cui Romano Prodi è così agitato in questi giorni. Il tema della successione riguarda Romano Prodi, secondo te, o in realtà stanno muovendosi altri equilibri? Come sempre quando c'è in ballo il Quirinale si muovono molti altri equilibri, però che Romano Prodi mi sembra il classico cardinale destinato, insomma, no? Che entra Papa, ma insomma poi alla fine sì, però ecco, diciamo, lui come ha detto Rondolino l'altro giorno in una trasmissione e poi è stato molto criticato, Prodi si ritira sempre da tutto, però poi quando c'è in ballo qualche nomina si comincia a risentire. Mi sembra che lui su questa cosa qui del Quirinale una piazza sopra non è ancora riuscito a mettercela. Questo senza dubbio. Il dato politico mi interessa. Perché Renzi non fa il passo vero, diciamo? C'è questa dicotomia, maggioranza per le riforme con Forza Italia, maggioranza politica con Alfano. Mi conviene assommare le due operazioni, diciamo. Beh, diciamo, per i berlusconiani adesso è difficile rientrare perché dovrebbero dare ragione ai traditori di Alfano. Ma c'è una sviolinata continua nei confronti di Matteo da tutte le parti, insomma. Quindi, dico, c'è una sviolinata continua di ambienti di Forza Italia. Una sviolinata molto imbarazzante perché, diciamo, se uno legge il sottotesto delle dichiarazioni dei berlusconiani, loro vorrebbero da morire stare al governo. Vorrebbero da morire stare con Renzi e fare i grandi riformatori e i grandi governanti. Il problema è che loro sono usciti dal governo e se oggi volessero rientrare dovrebbero appunto dare ragione ai traditori e ai poltronisti di Alfano, i quali giustamente dicono: ma vedete oggi il dato politico, perché ve ne siete andati? All'epoca avete fatto la scissione, avete lasciato il governo perché non si poteva stare con i carnefici. Ma Renzi è un carnefice come gli altri, anzi Renzi fu uno di quelli che più si batté per il voto segreto nel momento in cui Berlusconi doveva decadere. Però adesso con Renzi il carnefice ci trattate per le riforme, quindi diciamo c'è una posizione di imbarazzo. A Berlusconi gli piacerebbe entrare dentro, appunto che si parla delle manovre verdiniane per fare un gruppo di sostegno mascherato al Senato. Certo, per Renzi sarebbe un po' più difficile, lui l'ha detto, vabbè, 3-4 giorni fa ha detto mai al governo con Berlusconi. È vero che Renzi ha detto dire tutto, quello che vuole, ha detto è fantascienza il governo Renzi la settimana prima, ha detto. Sì, appunto, però cioè, resta agli atti, c'ho davanti un titolo dell'Unità, Renzi 2 punti, mai al governo con Berlusconi. Quindi diciamo ci sono un po' di difficoltà, certo gli amorosi sensi si vedono e sono anche un po' imbarazzanti. Senti, gli amorosi sensi sono evidenti, e invece la pattuglia NCD è realmente condizionante secondo te o condannata all'intesa per forza, insomma? Beh, c'è innanzitutto un dato obiettivo: senza i voti dei senatori del nuovo centrodestra il governo Renzi non nasce,
Questo diciamo, è evidente, così non si può negare, a meno che appunto non ci sia questa fantascientifica ipotesi di un gruppo di sostegno spacchettando Forza Italia da parte di Berlusconi, ma quella sarebbe una tale operazione di palazzo che mi sembra che anche Renzi, che può ingoiare tutto come un trida rifiuti, non la potrebbe accettare. Quindi a questo punto Alfano c'ha i voti per decidere se il governo Renzi nasce o no. Può darsi anche che Renzi non voglia arrivare a una trattativa e voglia semplicemente dire: avete visto, ci ho provato, mi hanno bocciato, a questo punto elezioni. Può darsi anche che questo sia uno dei suoi retropensieri, ma se vuole farlo nascere questo governo, con Alfano ci deve trattare. E tutto questo scandalo sui ministri a me mi pare assurdo, cioè in tutta la storia d'Italia la lista dei ministri è stata contrattata con gli alleati, ma addirittura i governi monocolore si contrattavano tra le correnti democristiane. Quindi dov'è tutto questo scandalo se Alfano chiede un ministro in più o in meno? Semmai a me mi stupisce di più che la pattuglia dei giovani società civile renziana gli dica di no. Non mi meraviglia che i politici vogliono un ministero, mi stupisce che la nuova leva dei renziani risponda no a Renzi che li chiama. No, questo è ovvio, le dialettiche sono insomma, fin troppo banali. L'elemento che mi interessava capire è se secondo te Alfano ha realmente in mano una carta che possa dire a un certo punto no. Io gioco a poker, insomma, se io gioco con uno che so che sta in bluff, gli posso fare di tutto. Capisci? Lui è realmente si può permettere di non fare l'intesa con Renzi? Questa no, è la chiave, no? Che vorrebbe dire elezioni, l'NC del nuovo centro-est è pronto e può immaginare un esito elettorale in questa fase, può immaginare di essere scavalcato magari da Berlusconi direttamente. Bisogna vedere se non blessano tutti e due, perché Renzi può veramente andare al voto adesso con la legge uscita dalla sentenza della Corte Costituzionale. Io vedo l'incrociarsi di due bluff, quindi tu puoi fare tutto a chi bluffa, ma anche l'altro se sa che l'altro bluffa, cioè, quindi in questa dinamica si può andare avanti fino a chissà quando. Questa dinamica a poker, chi ha il punto minimo più alto vince, sì, però nessuno vuole calare le carte, esatto. Quindi secondo me è quella situazione in cui alla fine magari tutte e due passano e il governo nasce, capito? Sulla base di due bluff, perché senti, obiettivamente anche Renzi Napolitano non glielo farebbe fare, anche Renzi non può chiedere elezioni adesso, tant'è che la prima riforma che vuole fare è l'Italicum, perché si vuole mettere nelle condizioni, quello sì, tra 3-4 mesi di poter dire a quel punto in maniera credibile: se non votate questo, se non fate quest'altro, si va al voto. Oggi questa cosa qui non la può dire credibilmente. Che impressione gli fa Barca, che vuole fare una patrimoniale da 400 miliardi di euro? Ma io ho l'impressione che lì Barca sapesse di essere nel mezzo di una telefonata, di uno scherzo, perché è talmente, come dire, è talmente perfetto, è talmente lui, è talmente un manifesto del barchismo quella telefonata, che mi riesce difficile pensare che la faccia così in confidenza con Nichi Vendola. Non gli esce una sbavatura, non gli esce, cioè se la fosse scritta come sceneggiatura l'avrebbe fatta così. Quindi anche 400 miliardi di patrimoniale, sì, appunto, è il barchismo portato all'estremo. Meno male che non lo fanno ministro dell'economia. Meno male che con questa storia ce lo siamo risparmiato, perché la verità è il delirio vero. Magari ne faceva 40 per serio, capito? Il problema della sinistra, credo che sia, continua a dire, una certa sinistra che francamente credo che Renzi abbia abbastanza marginalizzato, è che veramente crede ci sia ancora lana da tosare da questa pecora, insomma. Dove stanno questi 400 miliardi? I ricchi, dove stanno i ricchi ormai? Poi oggi i ricchi, se quei pochi vedi che ci stanno, con un clic i soldi che ce l'hanno li mandano da un'altra parte, cioè non prendono le loro fabbriche e le dislocano, prendono i loro capitali e li mandano in un altro paese, quindi mettili il sale sulla coda a questi famosi ricchi, seppure ci stanno. Non è così che si salva il paese. I ricchi scappano, se ne vanno. Se tu li vuoi tenere qui, non è con la patrimoniale. E un paese senza ricchi è un paese morto. Ti ha sorpreso il risultato sardo? Ma devo dire non tantissimo, perché se tu guardi le elezioni sarde degli ultimi 20 anni c'è stata sempre una perfetta alternanza, centrodestra, centrosinistra, centrodestra, centrosinistra, quindi secondo me questa dinamica si è ripetuta, ad uno di centrodestra si è sempre succeduto uno di centrosinistra, quindi non è così sorprendente. Io mi aspettavo che dopo l'epoca Cappellacci, che non è stata certa una grande, così come dopo l'epoca Soro è arrivato Cappellacci, dopo l'epoca Cappellacci è arrivato lui, quindi non è tanto sorprendente, soprattutto non è sorprendente rispetto al fatto che hanno votato il 52% dei sardi, quindi
non è poi questo grandissimo successo. Lui ha perso, non mi ricordo nemmeno come si chiama, 100.000 voti rispetto a quanti ne prese Soro nell'ultima elezione. Cappellacci ne ha persi 250.000. Quindi, diciamo, il quadro era abbastanza prevedibile: grande disaffezione, frammentazione dei partiti e la dinamica per cui in Sardegna chi governa perde. C'era la novità di questa Murgia che doveva togliere voti al centrosinistra, però prevalentemente veniva da... Uno ha scritto da adesso può famiglia. Tornare a svegliarsi tardi, te lo ricordi, sì, fuori onda, sì, di Agorano. Come, allora, purtroppo, ah sì, era fuori onda, è vero, era immediatamente fuori onda. E, il dato che però molti si aspettavano, la sconfitta di Renzi per fargli subito la prima azzannata, il primo massaggino a sinistra, insomma, c'era... a sinistra Cuperlo, Civati, insomma, erano pronti a scattare. Fassina addirittura c'è scritto su qualche giornale che aveva il comunicato pronto, diciamo, per... Renzi è un ragazzo fortunato, cioè il giorno dopo che è diventato, che ha avuto l'incarico, ci ha avuto l'outlook positivo di Moody's, hai letto tutti i segretari regionali suoi, la direzione in Sardegna, il PIL che torna positivo di 0,1, cioè tutto quello che poteva sperare ce l'ha avuto. Poi, Enrico Letta è un ragazzo sfortunato invece, piuttosto sfortunato Enrico Letta, l'hanno trattato male, tu dici che lì c'è stato un surplus di crudeltà. Beh, c'è stato un surplus di, vorrei dire, onesta dissimulazione, ma forse pure un po' di disonesta dissimulazione, perché tutto si può dire. Giuliano Ferrara dice Renzi ha combattuto una battaglia politica e l'ha vinta, Renzi invece ha vinto un biglietto alla lotteria, però ha vinto una battaglia politica molto obliqua, molto opaca. Enrico, stai sereno, hai visto, mi sono candidato sindaco, vuoi che mi metto a correre per il Presidente del Consiglio? Certo che no, sono candidato sindaco, insomma, tutto questo continuo, un po' presa in giro con lui che faceva quello che gli diceva non ti preoccupare, io non ambisco al tuo posto, ho ben altri obiettivi, e poi in 4-4-8 cambia posizione e quella cosa lì non è stata, cioè se tu volevi veramente arrivare a quell'obiettivo dovevi essere più chiaro, dovevi fare un patto con lui, dovevi fare qualcosa, oppure dovevi chiederlo apertamente dopo il congresso. Vinci il congresso e dici adesso mi spetta Palazzo Chigi, quella sarebbe stata una battaglia politica. Ma invece tutta questa continua serpeggiante dissimulazione, ma no, ma ti pare, non mi conviene, ma chi ce lo fa fare, non ci penso, non voglio, non dico, e poi in due giorni scatta l'assalto a Palazzo Chigi. Questa è stata la cosa meno piacevole, direi. Ultima domanda, Giancarlo, con un piccolo cambio pagina, perché l'ultima ora di questa mattina è la notizia che riguarda i Marò. Emma Bonino ha richiamato a Roma l'ambasciatore in India. Questa suona un po' come, diciamo, impegno Italia di Letta, no? Quelle cose un po' in limine mortis per sì, far vedere che... Un po' tardiva come, cioè dopo due anni mi sembra un po' tardiva come misura. Poi col governo in ordinaria amministrazione, insomma, un po' strana proprio, no? Sì, il governo sente la pressione, ha voluto dare segni di accelerazione su questo fronte, ma non mi sembra né gli strumenti, né le idee, né la capacità di fare la voce grossa per portarli a termine. Certo, oggi c'è stato un ulteriore rinvio della Corte Suprema indiana e quindi il governo si è trovato con qualcosa da dover fare. Devo dire che poi Mabonino su questo fronte non è mai stata nemmeno la più convinta, all'inizio. Da quando ha preso quel posto ha sempre considerato questo problema un problema non suo, un pasticcio fatto dal suo predecessore, quindi se ne è tenuta alla lontana. Uscì anche un suo post su Facebook in cui diceva: beh, attenzione, non è che siamo sicuri che sono innocenti, aspettiamo il processo. Insomma, poi dopo è cresciuta in consapevolezza che qualcosa doveva fare, è per questo che poi una misura di questo genere arriva così tardi. Però insomma c'è sempre questo stridore, no? Per Luxuria si è mobilitato il mondo in un minuto, una cosa tutto sommato marginale, sui Marò non si riesce proprio a fare niente, insomma, nell'Italia è molto... Ma soprattutto perché non si sa che fare, non si sa che fare. Io sento cose, anche quelli più impegnati, che dicono, non so, cacciamo l'India dall'Expo, sì, insomma, ci sono idee abbastanza peregrine, quindi... Un'idea seria su cosa fare non l'ho ancora sentita, cioè ci sono, non so, la Russa una volta disse andiamo con gli elicotteri, facciamo un blitz, li portiamo via, come se ci avessimo gli elicotteri quelli dei corpi speciali americani neri che arrivano di notte. Ma... Alla Bin Laden, siamo all'operazione Bin Laden. E vabbè, vedremo come evolve anche questa, e comunque rimane una triste situazione per il Marò, da due anni li ricordiamo, insomma. Con l'accusa di terrorismo, che è la cosa più clamorosa, che dovrebbe quella sì smuovere l'indignazione mondiale, no? Invece Ban Ki-moon dice no, meglio saperla risolvere da di voi. Cioè lì il vero punto è che il capo di imputazione è il terrorismo, questi li accusano di stare sulla Enrica Lexi per fare i terroristi.
Questo dovrebbe essere, io pensavo che una cosa del genere, se l'India avesse fatto un errore del genere, si sarebbe a quel punto si trovata la rivolta di tutta la comunità internazionale, e invece nemmeno questo. Io speravo in questo errore, invece non è bastato. Noi non siamo stati capaci di attivarla neanche questa indignazione. Forse non siamo stati nemmeno capaci. Certo, l'India probabilmente ha fatto una lobbying alle Nazioni Unite molto migliore della nostra. Ecco, bravo. Anche perché comunque una potenza, è l'India, appunto, una potenza non da poco. Va bene, grazie a Giancarlo Loquenzi, buon lavoro per stasera Zapping 2.0, buona giornata.